Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Veronica, se non ci conosciamo. Se non ci conosciamo, ci conosciamo con un haul beauty, qualcosa di molto sfizioso, molto femminile che a noi piace tanto. Scontrini alla mano. Prima cosa che ho preso, che ho ordinato su Amazon, il mio adorato olio di cocco, che ha preso anche un colpo. Beh, è un po' ammaccatino là. Stavolta ha preso un colpo. Il mio adorato olio di cocco della Coconut Merchant. Io questo lo adoro e questo è il terzo che compro. Ho provato anche con le creme corpo, ma non mi ci trovo per niente. Come idratante corpo per me c'è solo lui. E finalmente sei tornato a casa. E ho preso quello da quanto sei tu? 300 ml. C'era anche quello da 500 che conveniva, però l'avevo già acquistato una volta e a forza di rimanere lì si era fatta un po' di muffa, quindi l'ho preso più piccolo, così potrò utilizzarlo meglio. Il mio adorato olio di cocco. Poi da Tigotà ho preso l'Unbelievable Brown di L'Oreal, che sarebbe quel gel che mettete sulle sopracciglia, lasciate asciugare e dovrebbe rimanervi il sopracciglio per 2 giorni. Sì, già per sopracciglia lunga tenuta, 2 giorni di tenuta. Waterproof, no transfer, no antisbavatura, prova di sudore. Proveremo. Io ho preso la tonalità Ebony, che è la più scura. C'era anche Dark Brunette, ma preferito la più scura, visto che ho le sopracciglia nere. Questo l'ho pagato 12,90, era in offerta perché di solito viene sui 17 euro. 17 euro era troppo e l'ho voluto prendere. Lo proveremo in un video, proveremo insieme, vediamo il casino che faccio. Poi ho preso da Tiger, visto che sono qui. Ho preso una pinzettina per una mia amica, una pinza per capelli a 1 euro. Per me ho preso, visto il nuovo look, ho preso queste mollettine finto tartarugato a 1 euro. E ho visto che anche queste se le fregano, invece che comprarle a 1 euro se le fregano direttamente. Io le ho comprate a 1 euro. Poi, sempre da Tigotà, sono riandata un'altra volta, in questa carinissima bustina. Ho provato quello nude e ho voluto prendere quello fucsia e viola, viola scuro borgogna. Cosa sono? Sono i Labello Crayon, colore intenso e idratazione fondente. Ho preso lo 02 Hot Pink e lo 04 Black Cherry. C'è anche il rosso. Io ho preso quello nude, mi sono trovata bene. Ho voluto prendere gli altri due. Ce n'è un altro rosso, ma io il rosso non ci faccio granché. Questi erano in offerta, li ho pagati 3,90 euro l'uno. Vedremo, testeremo anche questi. Magari vi faccio un mini video con questi. Non sarebbe una cattiva idea. Poi da Hyper Soap ho preso la Astra matita labbra, ho chiesto alla commessa una color carne perché io tutte le volte o prendo troppo chiaro o troppo scura, non c'è mai una via di mezzo. Mi ha indicato la numero 33, che è questa qui.
E questa è la Professional Lip Pencil matita labbra di Astra. L'ho provata, è un color carne, sempre lievemente scuro, però è un color carne. Poi ho preso l'Astra Eyeliner Subliminal, sì, 16 ore Pro Liner, questo qui, è l'eyeliner quello in penna. E ho tentato di prendere quello col pennellino, ma ho sentito parlare bene di questo eyeliner qui, l'ho voluto provare. Questo ho pagato 4,50 euro, lo proveremo. Ne hanno tutti parlato bene, e anche del mascara, che nella solita collezione hanno parlato bene, però il mascara ce n'ho già abbastanza. Poi ho preso sempre all'Ipersop il mio anticellulite, quello dell'Equilibra, il Cryo Gel Cellulite. L'ho ricompato perché l'ho finito, l'ho ripreso. Cryo Gel Cellulite, 20% di aloe vera, caffeina, carnitina, centella e mirtillo, senza parabeni, petrolati, silicone, profumo aggiunto. 96% di origine naturale. Io non ci trovo bene. Lo ricompro, non fa i miracoli, però lo tollero come anticellulite. Ce ne sono alcuni che veramente non riesci a stenderli, ti danno fastidio, ti irritano, invece questo non dà nessun fastidio, anzi dà un effetto anche riposante per le gambe. Vi sentite le gambe fresche e leggere, fa l'effetto freddo. Per i miei capillari è molto molto buono. Questo ho pagato 9,99 dalla Lidl. Ho preso burro cacao latte 1000 della CN, quelli che sono 3, ma uno l'ho dato al fidanzato, pagato 1,49 euro. Poi ho preso della linea Mio Mare spugnetta viso con custodia, questa qui, 2,49 euro. C'è tutto un nuovo stand di accessori beauty. E poi ho preso sempre della Mio Mare lo specchietto 2x via Chueco, quello per fare le sopracciglia, quello da precisione, sempre tutto fucsia, pagato sempre 2,49 euro. Questi erano gli acquistini beauty. Spero che il video vi sia piaciuto, è stato utile in qualche modo. Lasciate un like e un commentino qui sotto. Iscrivetevi al canale, che mi fa un sacco piacere. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!